tempo di vendemmia. Inizia con questo antico rito l'affascinante itinerario del vino. Ci troviamo forse nella zona dello Champagne in Francia? No, siamo nel cuore del Piemonte, dove una secolare casa di Canelli opera nella produzione dello spumante su scala industriale, conservando però il tocco prezioso dell'artigianato. Nelle sue enormi cantine, dalla temperatura controllata, milioni di bottiglie cominciano il loro invecchiamento adagiate in posizione orizzontale, secondo i canoni del méthode champenoise. Dopo qualche tempo vengono disposte su piani inclinati chiamati pupitre, proprio come fanno i francesi con lo champagne. Mani esperte ruotano con magica perizia le bottiglie, favorendo così i vari processi di fermentazione. Ogni singola bottiglia viene sottoposta a un periodico controllo quasi religioso. A questi uomini basta un colpo d'occhio per saggiare la qualità dello spumante. Il resto lo fa il tempo. Ultimato il lungo invecchiamento, le bottiglie vengono ripulite dai segni del tempo e si procede alla loro vestizione. Qui il président réserve assume la veste di gala delle cassette che rallegreranno il nostro Natale e la nascita del nuovo anno. Diventano così un ricco dono di felicità. Il Piemonte è considerato la culla di vini pregiati e inimitabili. L'Asti Spumante, che ha una larga e fedele clientela in Europa e in America, è il festoso testimone di tutte le nostre ore serene. Chi non ha mai stappato una di queste bottiglie? Seppure con diversi sistemi di lavorazione, uguale cura e uguale procedimento industriale che trovano sempre nel rigore artigianale vanto di questa casa un sicuro alleato, sono la base della produzione del vermouth di Torino. Praticamente l'uomo non mette mano nelle varie fasi delle lavorazioni e la completa meccanizzazione del complesso è garanzia di assoluta igiene. La secolare esperienza e la fedeltà alla tradizione garantiscono invece la qualità e la genuinità. Perciò questo prodotto tipicamente italiano ottiene il massimo successo in tutto il mondo. Lo testimonia l'importanza delle cifre relative alle esportazioni in aree dove le industrie vinicole francesi, una volta incontrastate regine, sentono il peso della nostra concorrenza. Cifre che rappresentano una ragguardevole voce attiva nella nostra bilancia dei pagamenti.